Benvenuti in questa nuova puntata di Lezioni da Quarantena. Oggi vi parlerò di un argomento riguardante la nostra Costituzione, o meglio, la formazione del governo italiano. La formazione del governo si divide in cinque fasi. La prima fase è la consulta, la seconda fase è l'incarico, la terza fase è la nomina, e la quarta fase è il giuramento, mentre la quinta è la fiducia. Partiamo dal primo punto, o meglio, la consulta. In seguito alle elezioni politiche e in base alle coalizioni e il partito che hanno vinto le elezioni e così andranno a formare la maggioranza o le porzioni delle Camere. Il Presidente della Repubblica si consulta con le Camere, i gruppi parlamentari e i Presidenti delle Camere per decidere chi possa essere il nuovo Presidente del Consiglio e i loro ministri, quindi quale sarà il nuovo Consiglio dei Ministri. Così incarica il Presidente del Consiglio con riserva, e quindi il Presidente del Consiglio è incaricato, decide se accettare o no tale incarico. Se rifiuta deve dimettersi, e invece se accetta deve accettare tale nomina davanti al Presidente della Repubblica, così sciogliendo la riserva e non è più incaricato. Dopodiché avviene il giuramento, ovvero la quarta fase, in cui dichiara davanti al Presidente della Repubblica di essere fedele alla Repubblica e di osservare le leggi della Costituzione e di svolgere le funzioni secondo l'interesse nazionale. Così, a massimo 10 giorni dal giuramento e dalla formazione del nuovo governo, si presentano alle Camere per ottenere la fiducia, quindi in modo da ottenere la palese fiducia dei parlamentari. Quando si otterrà la fiducia, così il governo avrà il suo pieno vigore e i suoi pieni poteri. Quindi non avrà i suoi pieni poteri dal giuramento all'entrata in funzione del governo, ma dalla fiducia, in modo da dire che alla fine c'è un legame tra il governo e il Parlamento. Ricordiamoci che se il governo non ottiene la fiducia sarà costretto a dimettersi. Ovviamente se ogni governo che si nomina, se capita più di una volta, dipende dal Presidente della Repubblica, è costretto a dimettersi che non ottiene la fiducia in entrambe le Camere o anche da una sola Camera, il Presidente della Repubblica, come scelta estrema, sarà costretto a sciogliere le Camere e indire nuove elezioni. Se vi è piaciuto questo video, mettete mi piace e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!